Rondinella di rondino. Decisi di partire quando mi comprai la macchina. Siccome Franco Cogela mi ha detto: Giovanna, lì cantano tutti, tu t'affaccia alla macchina, chiedi al primo passante, mi canti una canzone, vedi un po' come va. Ho visto passare una vecchietta e ho detto: nonna, che mi canti una canzone. Mi ha detto: se semmo la canzone, io c'hai da Lauri. Che da Lauri? Io non posso cantare. Il padre di mio padre non aveva nemmeno terra dove lavorare. Sono zone che sono state maltrattate dal nord. Questo benedetto Garibaldi che è passato derubando tutto il sud e portando tutto al nord per quell'altro imbroglione di De Cavour e Mazzini là. Hanno portato tutto al nord, hanno distrutto mezza Italia, dopodiché si lamentano che il meridione non dà frutti. Meridionale non è stata davvero un buon affare. Cultura scritta, cultura orale. Allora ho cominciato a capire quello che mi diceva Pasolini. Guarda che il canto contadino si tratta di cultura orale. Questo mi ha legato subito al Salento, perché qui ho trovato molti contadini che cantavano, che adesso io trovo i loro figli, che magari sono pure andati al conservatorio, ma sono capaci di cantare in quel modo lì.